A meno che qualcuno realizzi un giorno un vero Jurassic Park, sarà difficile imbattersi nella vita di tutti i giorni in dinosauri e simili. Tuttavia, ci sono dei luoghi nel mondo dove questi incontri primordiali sono davvero all'ordine del giorno. Parliamo ad esempio di alligatori e coccodrilli. A prima vista non fanno tanta impressione, non quanto i dinosauri giganti almeno. Ma si tratta comunque di rettili realmente pericolosi. Nella sola Florida, da 7 a 10 persone ogni anno finiscono vittime degli alligatori. Circa il 6% di questi attacchi risultano fatali. Bisogna perciò capire come comportarsi se uno di questi bestioni finisce per trovarvi appetitosi. Ve lo ricordate Walligator, il cartone di Hanna e Barbera? Mi è appena tornato in mente, col suo bel colletto e il cappello. Il simpatico Wally viveva in uno zoo e cercava sempre di scappare. Non credo però che abbia mai attaccato qualcuno. Non voleva spaventare i bambini o gli inserzionisti. Wally a parte, se doveste mai incontrare un alligatore e vi trovate sulla terraferma, correte via. Immagino sia la prima cosa che vi verrà in mente. Un'ottima idea sarebbe correre a zigzag per essere sicuri al 100% che il rettile non vi raggiunga, anche se, secondo molti esperti, non sia necessario. Gli alligatori possono correre a velocità sorprendenti, sono capaci di scattare fino a 40 km orari, anche se per tratti molto brevi. Anche se si mettesse ad inseguirvi, insomma, ci proverà per qualche metro, ma poi si stancherà e lascerà perdere. Naturalmente tutto questo presuppone che il rettile vi insegua. Alligatori e coccodrilli però sono predatori d'agguato, ovvero preferiscono tendere imboscate e attaccare a sorpresa. Non amano gli inseguimenti. L'elemento in cui si sentono più sicuri è l'acqua ed è lì che sono più pericolosi e letali. La loro tecnica consiste nell'annegare le prede, azzannandole e tenendole saldamente tra gli artigli. Se la preda riesce a rifugiarsi a riva, per il rettile sarà difficile recuperarla e non ci proverà nemmeno. Se un alligatore non riesce ad avere successo col primo attacco, allora la sua sarà una causa persa. A quel punto i rettili preferiranno ritornare sott'acqua e attendere pazientemente l'arrivo di un'altra preda. Insomma, saranno spaventosi predatori, ma sono anche dei pigroni. Cosa fare se uno di questi rettili vi coglie di sorpresa? Supponiamo che stiate pescando sulle rive del fiume e non vi rendiate conto che quello che sembra un tronco galleggiante in realtà è quasi 300 kg di scaglie e zanne. Il morso di un alligatore ha una forza mostruosa, quasi 1360 kg di potenza, il triplo rispetto a una tigre o un leone. La miglior difesa da un alligatore è la fuga, ma se riesce ad afferrarvi una gamba allora il discorso cambia. A quel punto l'unica cosa da fare sarà combattere con tutte le vostre forze. Attacchi del genere sono molto rari, ma se succede la vittima può riportare gravi ferite o anche rimetterci la vita. Il vostro grande vantaggio è che la voglia di vivere sarà molto più forte dell'appetito del rettile. Più tenacemente resisterete e lotterete, più l'alligatore capirà che non vale la pena affaticarsi più di tanto. A quel punto vi lascerà perdere e cercherà prede più facili. In una situazione del genere potreste cercare di aprire le fauci del rettile, ma secondo gli esperti sarà uno sforzo inutile. Avrete visto, forse nei documentari, come gli esperti riescano a tener chiuse le fauci di un alligatore a mani nude. Il segreto però è una particolarità dell'anatomia di questi rettili. I loro muscoli lavorano molto più nel chiudere la bocca che nell'aprirla. Ora che ci penso, vi confesso che conosco una o due persone a cui una caratteristica del genere farebbe bene. Ma tutto questo non sarà molto d'aiuto per chi si ritrova tra le fauci di questi animali. Tornando alla nostra lotta, sappiate che anche alligatori e coccodrilli hanno dei punti deboli ed è lì che bisogna colpirli. Il loro punto più debole è il muso. A nessuno piace ricevere un pugno sul naso e questi rettili non fanno eccezione. Si può anche provare a infilare qualcosa nelle loro narici. Un ramo, ad esempio, se è a portata di mano o comunque qualsiasi cosa abbastanza sottile da colpirlo nelle narici. Non garantiamo il successo, potrebbe anche darsi che il nostro rettilone si innervosisca un po' a quel punto. Ma ricordiamoci, stiamo parlando di attacchi che avvengono in acqua. Se doveste difendervi da un alligatore e tentaste di chiudergli le narici con qualcosa, l'animale vi lascerà andare per non rischiare di annegare. Trattandosi di creature per le quali non fa tanta differenza di che preda si tratti, sceglieranno sempre di non correre rischi. Se il naso è fuori dalla vostra portata, allora dovrete mirare i suoi occhi. Anni e anni di studi mi hanno convinto che un dito nell'occhio è qualcosa di davvero spiacevole. Anche i coccodrilli la pensano come me. Sebbene i rettili siano dotati di un secondo strato di palpebre, i loro occhi sono quasi l'unico punto vulnerabile del loro corpo, ampiamente corazzato.
Una terza opzione sarebbe mirare alla cosiddetta valvola palatale. Si tratta di un organo situato sul retro della loro lingua. Lo scopo di questa valvola è serrare il palato degli animali quando si immergono, per evitare che l'acqua entri nei polmoni. Si tratta quindi di un altro punto debole nell'anatomia di questi rettili. Il miglior modo di attaccarla è sferrare calci a ripetizione contro le mascelle dell'animale. Chiariamoci, speriamo che nessuno si ritrovi col piede tra le fauci di un coccodrillo, ma fin qui abbiamo visto tutte le migliori tecniche per liberarsi. Anche perché, se ci si ritrova a poter sferrare calci contro la gola dell'animale, c'è da ritenersi assai fortunati. Infatti, qualsiasi sia la tecnica che scegliate per difendervi, la vera arma segreta dei coccodrilli non è il morso, è qualcosa di peggio, la rotazione. Appena un alligatore afferra la preda tra le fauci, inizia a ruotare su se stesso. A questo punto ciò che dovrete fare è seguire il suo movimento. Diversamente, qualsiasi cosa sia intrappolata tra le sue fauci, non la rivedrete mai più. Altro che i polli arrosto appesi in rosticceria. Appena l'animale inizierà a ruotare, l'unica possibilità sarà di roteare insieme a lui. Più facile a dirsi che farsi. Un buon consiglio è afferrare il corpo o il muso dell'animale e seguirne il movimento. Abbracciare un rettile preistorico affamato vi sembrerà un'idea pazzesca, eppure sarà la vostra unica chance di uscirne con tutti gli arti ancora al loro posto. Per l'alligatore la stanchezza si farà sentire subito e dopo ogni rotazione dovrà riposarsi un attimo. Parliamo di pochi secondi, ma in quel breve lasso di tempo avrete il vantaggio. Contrattaccate, lottate come vi consigliavo di fare poco fa e avrete buone probabilità di liberarvi. Una volta liberi, è il momento di scappare. Liberarvi dal morso di un alligatore significa sopravvivere. Se esiterete troppo, non avrete il lusso di una seconda opportunità. Ciao ciao, signor alligatore. Beh, accertatevi di essere davvero al sicuro prima di fargli ciao ciao. La prima cosa che vi servirà appena sarete al sicuro saranno le cure mediche. Quei 1300 e passa chilogrammi di forza del morso del rettile non sono uno scherzo per le ossa e i muscoli, per non parlare di quelle zanne affilate. Oltre a gravi ferite e fratture, molte persone che finiscono vittime di questi attacchi soffriranno di infezioni causate dai molti batteri che vivono nella bocca dell'animale. Guarire queste infezioni richiede cure lunghe e piuttosto spiacevoli, ma ovviamente meglio uscirne vivi e ammaccati che non uscirne più. Per fortuna, per entrambe le specie, gli attacchi sono molto rari. A patto di non dar loro troppa confidenza, gli alligatori sceglieranno sempre il vivi e lascia vivere. Delle 8 specie di coccodrilli capaci di attaccare l'uomo, gli alligatori sono anzi una delle meno aggressive. Ehi, aspetta, mi sembra di sentirvelo dire sconcertati. E già, se volete vedere il bicchiere mezzo vuoto è proprio così, ci sono altre 7 specie ben più pericolose. Ma precisiamo, in questo senso ho notizie sia buone che cattive. Gli arcosauri, cioè tutti i coccodrilli e simili, hanno tutti gli stessi punti deboli anatomici e usano le stesse tecniche di caccia. I comportamenti variano di specie in specie, ma le strategie di difesa che abbiamo visto andranno bene con ciascuna di loro, coccodrillo, alligatore o caimano. Le regole di base sono le stesse. Ora, la cattiva notizia. I coccodrilli possono essere grandi, molto più grandi degli alligatori, estremamente più aggressivi. Alligatori e caimani, endemici dell'America, attaccano molto raramente l'uomo. I coccodrilli, invece, adorano includerci nel loro menù. I coccodrilli sono responsabili di oltre 1000 incidenti mortali ogni anno. Sono al numero 10 della classifica degli animali più pericolosi per l'uomo. Per inciso, il più pericoloso siamo noi, gli altri esseri umani. Seguono serpenti velenosi e insetti portatori di malattie. A parte questi, i coccodrilli sono al top, come diceva Elton John, Crocodile's Rock. Insomma, ricordate sempre che se durante le vostre vacanze esotiche doveste imbattervi in questi antichissimi rettili, dovete tenervi a distanza. Ci sono specie piuttosto schive e timide e altre che non vedono l'ora di far festa con voi. Se pensate che ci siamo noi al vertice della catena alimentare, ripensateci e lasciate posto a loro. Riflettendoci, noi umani siamo diventati predatori mangiacarne relativamente da poco, un fatto che sembra sfuggire a molti incauti turisti. E tu che ne dici? Mai stato faccia a faccia con un coccodrillo o un alligatore? Conosci altre tecniche per scampare agli attacchi? Fatti sentire nei commenti. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un like al video e condividilo con i tuoi amici. Ma aspetta a fare le piroette in acqua con gli alligatori. Prima ci sono più di 2000 video pronti per te qui da noi. Scegline uno a sinistra o a destra e buon divertimento. Resta con il lato positivo.